Ma guarda, per uno come me media fa 150 date l'anno, 140-150, a volte di più, a volte di meno, in Italia e in Europa, quindi che non dorme nello stesso letto per più di 3 giorni, è una situazione veramente molto molto strana e assolutamente inedita. Però va anche detto che ho un bimbo di 1 anno, 2 mesi, quindi in realtà mi sto dedicando anima e cuore a lui, insomma. È molto strana, poi non ti nascondo che per una band tipo i Modena, ma anche in altre mie situazioni, saltare dei tour è veramente una, come per tutti gli altri, insomma, una botta economica notevole, anche perché poi assieme a noi sono tanti tecnici, tanti fonici, chi vende le magliette, chi vende le date, quindi è una specie di grande famiglia per l'appunto che si ferma, quindi è un momento veramente particolarmente duro. Francesco Monetti, chitarrista e violinista dei Modena City Rambles, ci racconta come sta vivendo questo momento così particolare. Come tanti artisti stanno facendo in questo momento, ha utilizzato i social network per regalare al mondo la sua arte e farci sentire meno soli. Se vogliamo, ho fatto questa ballata che diciamo è una ballata molto dolce, chiaramente un po' influenzato dal momento, però è una ballata di speranza, di apertura, insomma, una sorta di inanna per un giorno migliore che verrà, e verrà sicuramente. Ma si chiama Lullaby for a Sick Planet, ovvero inanna per un pianeta un po' malato, no? Se vogliamo, questa cosa qua, comunque se voglio guardare, è molto probabilmente una sorta di ritorno di certe cose brutte che abbiamo fatto per il pianeta, sicuramente. Artisti stanno addirittura facendo dei concerti via Skype, dei concerti in videoconferenza. I Modena City Rambles ci potrebbero sorprendere per questo? Guarda, noi eravamo in tempi precedenti a questo delirio, noi eravamo in tournée in Europa, cioè praticamente ci siamo visti l'esplosione di questa cosa mentre eravamo in Europa. Stavamo già suonando un po' in giro e il giorno che abbiamo dovuto stare a Vienna è stato anche il giorno in cui hanno messo zona rossa all'Emilia. Quindi abbiamo preso armi e bagagli, siamo scappati dall'Emilia, da subito da Vienna, e siamo tornati a casa per fortuna, insomma. Peraltro atterrando e partendo da Bergamo, quindi un momento veramente da raccontare ai nipotini. Avevamo in testa di fare un concerto vero e proprio, tout court, un concerto proprio con un bel palco, eccetera, in un locale a me molto caro, che è l'Estragon di Bologna, dove si fa ogni anno l'Irlanda in Festa. E noi avremmo dovuto fare tanti concerti per questa manifestazione, sono tutti saltati, e ci siamo detti: facciamo una cosa, andiamo comunque a Bologna, montiamo tutto il nostro staff, pagandolo magari con degli sponsor e cose del genere, e regaliamo un concerto streaming per i nostri fans, per i nostri amici. Il problema di fondo è che questa cosa non si può fare, cioè, poi siamo Grazie. partiti. Le cose sono cambiate, lo scenario è cambiato drammaticamente, drasticamente in pochi giorni, e quindi questo bel regalo che si voleva fare non è possibile farlo. Tra l'altro non vedere colleghi da molti giorni, insomma, quindi è molto difficile. Abitiamo anche in province diverse, quindi è anche difficile trovarsi. Sicuramente qualcosa faremo, meno male singolarmente stiamo facendo delle cose, abbiamo tante idee in serbo per quando ripartiremo. Ti do una notizia freschissimissimissima, non so neanche se posso dirtela, ma te la dico perché Ma insomma, sì, perché sei di dai. Arezzo e quindi come me a maggio siamo a fare delle date in Russia, e ho compilato ieri l'application form per essere appunto ammesso in Russia, e verso il 10, dal 10 al 15 maggio, se non sbaglio, facciamo un tour in Russia. Vuol dire, poi virus e situazione permettendo, però insomma, scusate il fatto di aver firmato ieri questa cosa, mi ha dato un sorriso in questa giornata un po' cupa. L'idea, insomma, di poterlo fare. Senti, allora io, tu sai che amo tantissimo quella canzone che voi avete fatto, questi 100 passi. Speriamo di farne 1000 di passi presto all'aria aperta, tutti insieme, di poterci riabbracciare, di poter risentire, insomma, le tue note dal vivo. Io le ho sentite tante volte, insomma, e sono molto emozionanti. Quindi grazie, Francesco, e noi ti seguiamo. Se vuoi, ecco, regalarci qualcos'altro, siamo qui, va bene? Ah, che dire, un abbraccio veramente purtroppo virtuale. Vi prometto che quando le cose si ristabiliscono mi farò la barba, e quando vi bacerò mi avrete tagliati da questa barba ispida
come dire, da cure di, come si chiama, di riccio. Okay? Va bene, grazie Francesco. Grazie a tutti, ciao. Thank you.